All'inizio della sua storia, l'automobilismo sportivo aveva bisogno di creare dei circuiti e generalmente il problema venne risolto riciclando qualcosa che già esisteva. Dopo la guerra c'erano molti campi d'aviazione in disuso, come quello di Silverstone, ma prima, negli anni precedenti, semplicemente si ricavavano studiando la migliore conformazione tra le strade della viabilità ordinaria già esistenti e l'orografia del territorio. Non fa eccezione il circuito sorto nelle vicinanze della città di Pescara nei primi anni 20. Era a forma di triangolo, era lungo più di 25 km e venne reso magico dalle proprie caratteristiche. Era infatti formato da un rettilineo molto lungo, di oltre 1 km, sul quale si raggiungevano delle velocità folli anche per la nostra epoca. Un tratto misto nell'interno, fatto di curve, saliscendi e molti tornanti ciechi, in tutto e per tutto simili a quelli del più blasonato Monte Carlo. E questi due tratti erano raccordati da un tratto pianeggiante che seguiva la linea costiera, attraversando la città. Queste caratteristiche gli resero grande fascino e grande glamour, diremmo oggi, attirando nella giovane città di Pescara il gota dell'automobilismo mondiale. Pescara, tra 800 e 900, ebbe un'esplosione architettonica e urbanistica, divenne una sorta di cantiere sperimentale a cielo aperto. Nel suo porto canale era abituale vedere atterrare Gabriele D'Annunzio con il suo idrovolante. Era insomma una città gettata, proiettata verso il futuro, una città che corre. E quale miglior modo di onorare una tale vocazione se non erigendo un simulacro, diciamo, al veemente dio della razza d'acciaio dei poeti futuristi, cioè l'automobile da corsa. L'idea di organizzare una gara di auto da corse venne a Giacomo Acerbo, un gerarca fascista, originario della zona. Era ministro, sfruttò la sua influenza per organizzare una gara competitiva nella propria città natale, dedicandola alla memoria del fratello Tito, eroe della Grande Guerra. La prima edizione andò sotto il nome di Coppa Acerbo e si disputò nel 1924. A vincere fu un allora sconosciuto Enzo Ferrari. La vittoria alla Coppa Acerbo è la sua prima vittoria in una competizione automobilistica. Ma la vera gloria arrivò al circuito adriatico nel 1957. Ormai si chiamava nel dopoguerra Circuito della città di Pescara e divenne una tappa ufficiale del calendario del campionato di Formula 1. Quel giorno vinse Stirling Moss, ma fu Juan Manuel Fangio, grazie al piazzamento proprio in quella gara, a mettere le mani sul titolo del mondo. Fangio era definito il ramo argentino di un tronco abruzzese, in quanto la sua famiglia era originaria di un paese a pochi chilometri a sud della città di Pescara. Altra curiosità è che questo circuito strappa il record di lunghezza assoluta a un'altra ben più famosa pista tedesca. Per conoscerla dovremmo compiere un viaggio all'inferno verde.